Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma carinissimo maglione che io ho deciso di chiamare maglione Hope. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della linea Big Ball che trovate sul sito Incentando con i filati. Vi devo però dire che questo colore che ho usato io, che è il verde numero 14, è già terminato. Appena ho messo la foto che lo stavo lavorando su Facebook, l'avete subito acquistato e quindi purtroppo questo colore è terminato, ma vi posso assicurare che ce ne sono talmente tanti altri, circa una ventina, che sono uno più bello dell'altra. Io vi consiglio il verde acqua o il blu o addirittura il lilla. Per quanto riguarda il filato, ogni gomitolone è da 250 grammi. Questa maglia che mi vedete indossata è una taglia S. Ho lavorato con l'uncinetto il numero 4 e per poterla realizzare ho utilizzato un gomitolone per intero e un altro gomitolone che vedete è appena iniziato. Mi è servito soltanto per fare il polsino a questa manica, l'intera quest'altra manica e naturalmente anche il giro qui di maglie basse intorno allo scollo. Quindi per una taglia M due gomitoli bastano, per una taglia L vi serve come me un gomitolo in più, quindi tre gomitoli per poter fare l'intera maglia. Con questo che vi ho avanzato non vi preoccupate, io ho intenzione di fare un altro progetto unendo questo colore ad un altro colore sempre del Big Ball per creare una maglia top down, quindi non andrà sprecato questo bel gomitolone che è avanzato. Come vi ho detto, io in descrizione vi lascio il link del sito Incentando con il filato da cui potete acquistare il mio stesso filato, come l'ho detto anche negli altri colori, visto che purtroppo questo è già terminato e se non mi sbaglio è terminato anche il colore corda, ma ce ne sono altri 20 e sono tutti spettacolari. Detto ciò, passiamo alla lavorazione che è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a queste strisce molto geometriche. Il punto è forato ma neanche tantissimo e il filato comunque ha una buona percentuale di lana, quindi è perfetta per questo periodo che si inizia adesso in questi giorni, in realtà fa freddissimo, ma in questi periodi verso marzo e aprile un maglioncino un po' forato ma sempre di lana è perfetto, l'ideale. Per realizzare sia il corpo che la manica ho utilizzato sempre lo stesso punto. L'unica cosa che ho fatto è stato poi creare un piccolo polsino qui, un bordino di 5 giri di maglie basse da entrambi i lati e rifinire il collo con un giro di 3 maglie basse. Naturalmente rispetto a me voi potete fare la maglia anche più lunga, quindi tipo una sorta di vestitino, allungare il polsino, quindi invece di 5 giri andarne a fare 10 o anche 15 e anche qui potete stringere maggiormente il collo. Io ho deciso di non farlo questo, ma di fare il bordino piccolo sia intorno ai polsi sia intorno allo scollo, perché ho intenzione di utilizzare questo maglioncino anche sopra delle camicie, quindi mi va che sia bello largo qui sopra e che qui non mi arrivi troppo in fondo, in modo tale che può uscire il polsino della camicia. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima ma carinissima creazione vi piaccia e che desiate realizzarla. E se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Big Ball, che è questo gomitolone da 250 grammi. Il colore che ho scelto io è il verde, che è il numero 14, veramente molto bello, ricorda un po' un verde bottiglia. Lavorerò con l'uncinetto del numero 4, ho montato 140 catenelle, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5, quindi mi raccomando, chi è una taglia M secondo me deve andare ad aumentare di almeno 6 motivi, quindi aumentare di 5, 10, 15, 20 e così via. Quindi diciamo che 30 catenelle in più per una taglia M vanno bene, per una taglia L anche 60 catenelle in più, quindi 12 motivi in più. Comunque tenete presente che dovete sempre misurarvi o i fianchi o il seno a seconda di cosa avete più grande e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misura. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. Io ho detto che ho montato 140 catenelle e posso andare a fare il primo giro, che consiste nel realizzare. Mi sono alzata con una catenella dopo aver chiuso le maglie con le catenelle, rientro nella prima catenella di base e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5,
salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle. 1 e 2, vado all'interno dell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia bassa successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa. Vado alla maglia bassa successiva, realizzo un'altra maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, quindi entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e si ricomincia da capo. Quindi adesso sono due giri che vanno sempre ripetuti, veramente molto molto semplici. Quindi ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro dove abbiamo la maglia bassa, la prima maglia alta, e facciamo una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, scusatemi, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto tutto, vado dove ho le maglie alte e ricomincio da capo, andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si ricomincia da capo. Quindi questi sono i due fili e i due giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra maglia, fino ad arrivare giustamente agli scalfi. A quel punto divideremo la parte dietro dalla parte avanti e poi continueremo la lavorazione. Ho terminato di lavorare la parte inferiore della maglia, ho ripetuto i due giri per 30 volte, quindi ripetuto 30 volte, sono arrivata all'altezza degli scalfi e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei gruppi di maglie alte e ne ho un totale di 28, quindi ne ho messe 14 dietro, 14 avanti, e tra i due gruppi, il primo gruppo di maglie alte e avanti e quello dietro dove ho la maglia bassa, sono andata a mettere il marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi ripeto, io avevo 28 gruppi di 2 maglie alte, ne ho messi 14 dietro e 14 davanti. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari, quindi ne avete 29, andate a metterne 14 dietro e 15 davanti, in modo tale che davanti, che sia al seno, la maglia stringe meno. Detto ciò, adesso vi faccio vedere come procedere con lo stesso punto, ma in giri di andata e ritorno invece che in giri di tutto tondo. Come vedete, il marcatore io l'ho messo naturalmente dove inizio e finivo il giro, in modo tale appunto da non spezzare il filo. La lavorazione è semplicissima, io adesso devo ripetere il primo giro e quindi andrò a lavorare in questa maniera. Mi alzo, scusate, devo prendermi, ecco, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia alta successiva,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado direttamente dove ho le due maglie alte successive, di nuovo a fare due maglie basse e procedo in questa maniera per tutto il primo giro, quindi veramente molto molto semplice. Arriverò dove ho il marcatore, vi farò vedere naturalmente come terminare il giro e come iniziare quello successivo. Sto per terminare il giro, vedete, ho fatto le 5 catenelle, quindi vado a fare le ultime due maglie alte, maglie basse, una e due. Adesso mi giro direttamente con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro, ed è semplicissimo perché andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricominciamo da capo andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle e poi vi farò vedere quanti centimetri andremo a cucire e andremo a fare anche le maniche. Quindi una lavorazione veramente molto molto semplice. Ricordatevi solo che per terminare questo giro andremo a fare gli ultimi due maglie alte dove abbiamo le ultime due maglie basse e poi si ricomincia da capo. Io alla fine naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo per arrivare agli scalfi, per arrivare, scusate, alle spalle. Farò la stessa cosa anche dietro e poi procedere e andremo avanti con la maglia. Allora, ho lavorato per il motivo per 9 volte, quindi sia avanti che dietro ho lavorato il motivo per 9 volte, per me come scalfo va più che bene. Per la cucitura delle spalle sono andata a cucire poco, ho cucito soltanto per circa 4 cm, quindi sono andata a cucire diciamo le prime 3 file dei maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 4 e parto qui da sotto. Se ricorderete, noi abbiamo lasciato una maglia bassa libera, mi sposto un po' più in qua, quindi qua dove ho la maglia bassa libera, e vado qui dove ho una maglia alta orizzontale e le due maglie alte orizzontali qui, e vado a iniziare a fare il mio primo giro. Mi raccomando, noi lavoreremo sempre lo stesso motivo, quindi andremo a fare sempre due giri, quindi si torna a fare la lavorazione in tondo. Quindi mi aggancio qui e vado a fare, mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Vado subito accanto qui dove ho una maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto la maglia alta libera, vado direttamente qui dove inizio ad avere le maglie alte orizzontali, entro qui dove ho il forellino e vado a fare una maglia bassa. Vado dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare un'altra maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, a seconda se dovete stringere o dovete allargare la manica, dovete capire quanto spazio lasciare. Io lascio una, vedete, qui ho una maglia bassa, diciamo, e qui una maglia alta orizzontale, e vado direttamente qui dove ho la maglia bassa subito dopo. Diciamo che lascio circa un centimetro di distanza e vado a fare le mie due maglie basse, quindi una. Vado dove ho la maglia alta orizzontale e faccio un'altra maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo salto dove ho le maglie basse, vado dove ho la maglia alta e vado di nuovo dove ho la maglia bassa qui. Vado dove ho la maglia alta orizzontale e faccio una seconda maglia bassa. Ripeto, naturalmente voi in questo giro dovete capire un po' a seconda della taglia, a seconda della manica, come la volete, se stretta o larga, quanto andare a lasciare. Io continuo a lavorare in questa maniera e vi dirò alla fine quanti motivi ho, ossia quanti gruppi di due maglie basse ho, e poi vi farò rivedere di nuovo come si fa il secondo giro, anche se comunque l'abbiamo già fatto, perché la lavorazione, come ripeto, è quella in tondo che abbiamo fatto già per il resto della manica. Comunque io adesso continuo e vi dirò alla fine quanti gruppi di maglie basse ho realizzato.
Sto terminando il mio primo giro, sono andata a contare i gruppi di 2 maglie alte, ne ho un totale di 10, scusate, di maglie basse, e ne ho un totale di 10. Quindi vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima per chiudere la mia lavorazione. E adesso vado a fare il secondo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia bassa successiva, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto di 5 catenelle, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2 e ricominciamo da capo. Quindi vedete, normalmente andiamo a fare quello che abbiamo fatto per prima. Adesso io continuerò a lavorare questi 2 giri, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e questa volta io alla manica voglio fare un polsino. Quindi una volta vi dirò quanti motivi e quante volte ho ripetuto il motivo, vi dirò quante come fare il polsino. Un polsino molto semplice, molto classico, quindi penso che faremo una lavorazione a coste. Comunque vi farò sapere appena finisco di lavorare la manica e faremo il polsino che tipo di polsino fare. Però sinceramente penso che o farò un classico polsino a coste o un polsino di giri di maglie basse per stringere la lavorazione. Allora, ho terminato la mia manica e per farla io ho ripetuto il motivo per 30 volte, quindi 2 giri li ho ripetuti per 30 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro e ho fatto questo piccolo bordino di 5 giri di maglie basse. Per poter fare le maglie basse, dopo aver fatto il primo giro, quindi 2 maglie basse e 5 catenelle, per poter stringere la lavorazione sono andata a fare 2 maglie basse sopra le 2 maglie basse e una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle. E poi ho fatto semplicemente giri di 5 maglie basse e ho fatto la stessa cosa anche nell'altra manica. Quindi ripetiamo, 30 volte ho ripetuto i 2 giri, sono andata poi a ripetere il primo giro e poi sono andata a fare 5 giri di maglie basse, facendo nel primo giro una maglia bassa sopra ogni maglia bassa e una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle. Naturalmente se non dovete stringerla così tanto, voi nell'archetto di 5 catenelle invece di fare una maglia bassa potete farne 2. Infine, per terminare la maglia, sono andata a fare un giro dei giri di maglie basse anche intorno allo scollo. Ho fatto 3 giri di maglie basse e questa volta sono andata a fare 2 giri sopra le 2 maglie, cioè scusatemi, 2 maglie basse sopra le 2 maglie basse e nell'archetto di 5 catenelle sono andata a fare 3 maglie basse, lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4. Quindi non sono andata a stringere, diciamo che volevo solo rifinire il bordino, però se voi volete stringere fate meno catenelle, meno maglie basse, quindi invece di farne 3 nell'archetto di 5 catenelle ne potete fare solo 2. Se vedete che anche facendo 3 maglie basse si stringe e non volete che la lavorazione si stringe, andate a fare 4 maglie basse. E io ho fatto il giro ripetendolo di giro di maglie basse per 3 volte. Sotto invece lo lascio libero, quindi sotto la maglia non andrò a fare un bordino, ma l'ho fatto solo sopra e, come vi ho detto, qui alle maniche. Detto ciò, la mia maglia è terminata.